Ciao e benvenuti a un nuovo video. Allora, come avete visto, sì, ho calato con la registrazione dei video perché non ci sto con i tempi, ho troppe cose da fare, ma eccomi qua di nuovo perché oggi facciamo la caccia al tesoro di Douglas. Dunque, mi hanno mandato ed è ancora tutto chiuso, quindi sono curiosa di vederlo con voi. Quello che mi hanno inviato sono 6 pacchetti, 6, esatto. Che dovrebbero essere questi qui, scusate, che sono ancora chiusi, ho solo aperto il pacco, che sono tutti numerati sotto perché contengono le novità beauty, però quelle studiate per me. Però adesso devo mettere in pausa il video perché deve corriere. Quando dico ho calato con i video perché non ci sto dentro, intendo che questa è la mole di pacchi che arriva in un giorno da Amazon per via del marketing. Quindi, allora, torniamo a noi. Dunque, prima che arrivasse tutta quella mole di lavoro, che è perfetto, so cosa fare per i prossimi giorni, chissà come mai, stavo dicendo che Douglas, dipende da come si pronuncia, ed è le ragazze in negozio dicono Douglas, online dicono Douglas, effettivamente tedesco Douglas. Comunque, hanno fatto una selezione di 6 pacchetti, ognuno con una novità beauty adatta alla mia tipologia di colori ed pelle ed insomma, vediamo perché non so neanche io cosa c'è dentro. E sposto qui per aprirli. E tutti sotto hanno un numerino perché ci dovrebbe essere una specie di caccia al tesoro, una specie di collegamento. Quindi iniziamo a questo punto dal 1 1 e vediamo cosa c'è dentro. Vi ho detto che ancora non li avevo aperti. Kiehl's Cucumber Herbal Conditioner detergente viso per tutti i tipi di pelle, detergente viso Cucumber Cocomero. Hai ancora sigillato. Detergenti viso ci piacciono e quindi questo sono curiosa di provarlo, ci sta. A questo punto dobbiamo guardare due è questo. Vediamo. Oh, sempre Kies. Questo ci piace. Allora, Rare Earth Deep Pour. Ah no, questo è il Daily Cleanser. È il detergente viso esfoliante ed è tossinante alle erbe rare di questa linea, Rare Earth. Ho provato la maschera, mi è piaciuta tantissimo. Quindi, in teoria, anche il detergente viso ci dovrebbe piacere. Sigillato anche lui, ma adesso lo apriamo, se ci riesco. Se ci riesco. Ci sono riuscita. Il profumo è quello, effettivamente. Mi è piaciuto perché è bello purificante la maschera, è bello purificante, ma allo stesso tempo non secca la pelle. Da provare anche questo. Scusate. 3. Vediamo cosa c'è nel 3. Quindi detergenze per il viso per adesso. Tutt'altra cosa. Skin Loving Sensitive, questa è nuova. Mineral Power, è una cipria compatta della Essence. Skin Loving Sensitive Mineral Power, bluffing mattificante senza fragranze, alcol, siliconi, parabeni, minerali. Oh, Essence, finalmente ti sei decisa. 01 Translucent, questa qui. Ci può piacere, quindi è una novità questa perché io non l'ho mai vista. Effettivamente io sono. Molto meglio. Sì, molto molto meglio. Molto molto meglio. Ragazze, con l'allergia è una cosa tremenda. Ho
Ho il naso rossissimo e pensate che ho correttore e fondotinta. Molto molto meglio, almeno non è così. Allora, andiamo avanti. Dunque, vediamo. 4, mi hanno detto 6 sono. Quindi la cipria, io sono un amante delle ciprie e vivo di cipria, quindi ci sta. Questo cos'è? Anche questo non lo conosco. È lo Good Stuff, The Puff e il Serum. Wow! Con caffeina, vegan collagen e vegan collagen hyaluron. Allora, sì, è un siero per il viso della Essence, Good Stuff con caffeina. Ci piace perché è un gel leggero, non è perfetto anche per la primavera estate perché comunque le cose più leggere ci piaccionono. È un po' appiccicaticcio, devo dire, però da testare. Io mi sto continuando a guardare perché con questo make-up non mi ci trovo più di tanto. Ma, mistero. Ultimi due pacchi. 5. Cos'è questo? Lips Maker. Best Flavor Fala. Allora, Lips Maker. Profumazione Cotton Candy, ma adesso lo apriamo. È questo, è un balsamo labbra, sì, al Cotton Candy zucchero a velo, che sì, zucchero a velo, zucchero filato, ecco perché dicevo, c'è qualcosa che non va. Allora, che adesso apro completamente la confezione. Io non li ho mai provati, ma ne sentivo parlare online, soprattutto la Michelinia, Michela Parisi. Ed è, so che li acquista spesso e che si trova bene. Io sinceramente mi trovo benissimo con quelli di Rocher, non ho mai cambiato, ma ora sono curiosa. Questo è un 4 grammi Made in Cina. Ha fatto così, poi è rosa. Profumatissimo. Non lascia colore, un po' lucido ma non lascia colore. Testerò questo marchio e questo prodotto e vi dirò com'è. Per adesso vi posso dire che è piccino piccino, quindi sta in borsa tranquillamente. È profumatissimo, questo sì. Andiamo avanti con l'ultimo pacchetto, il non ha numero. Gli altri sì. Oh, senza numero dovevo aprirlo prima degli altri o dopo gli altri. Detergente per il viso. Quindi è tutto a base. Prima di aprire questo. Allora, detergenti per il viso. Ok. E quindi prima del trucco. Poi abbiamo il contorno occhi. Ok. La cipria, che in primavera e estate ci sta. Un balsamo labbra, ci sta. A questo punto non capisco il 6, ma lo apriamo e scopriamo se è prima o dopo degli altri. Direi in ogni occasione. Allora, mi piace, l'ho provata nel calendario dell'avvento di Douglas, l'ho provata e da lì ho detto cavolo come mi piace. Allora, è lo shampoo secco, questo è proprio del marchio Douglas, uno shampoo secco classico. Questo qui è un 50 ml, mi piace perché ha un buon profumo, non mi fa tossire come gli altri, non mi lascia i capelli tutti bianchi come gli altri shampoo secco. Mi è piaciuto. Lo so che adesso esistono quelli ed è colorati in commercio, quindi quello marrone o quello più scuro ancora. Batiste, se non sbaglio, lo fa, ma anche la Kérastase, li fanno colorati, ma questo è quello classico ed è che in teoria ha la polvere bianca, ma non lascia residui. Mi è piaciuto tantissimo e se non sbaglio non costa neanche tanto. Quindi. E quindi questo era l'ultimo prodotto. Direi che sono stra curiosa di provarli, nel mentre posso dirvi che il balsamo labbra non appiccica e ci piace. Sono stra curiosa di provarli, quindi ringrazio Douglas.
la borsa è completamente finita. Per questa idea carina, anche per non fare un pacco PR come al solito, ma un'idea carina, mi è piaciuta. E fatemi sapere se vi incuriosisce qualche prodotto, se alcuni li avete provati, quali mi consigliate. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao! Ehi, sono qui! Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale. Solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!